Secondo lei, avvocato, pagherà mai qualcosa sul piano economico questa famiglia? Perché ascoltando tutto il dispositivo di sentenza provvisionale di qua, insomma, il discorso dei risarcimenti alle parti civili, quando una sua collega mi diceva è pressoché impossibile, no? Come finirà? Quindi pagherà lo Stato, dove, come spesso avviene, dove non possono arrivare loro. Questo è un processo per omicidio, le cose veramente importanti di un processo del genere, quando muore una ragazza, soprattutto così giovane, sono ben altre che l'aspetto meramente economico. E addirittura io penso che parlare e concentrare la propria attenzione in un processo del genere sull'aspetto economico sia assolutamente inopportuno. Però non voglio chiudere la domanda, quello che le posso dire è che noi siamo di fronte ad un primo grado di giudizio, il nostro sistema ne prevede 3 di gradi di giudizio, questa sentenza non ha minimamente intaccato il mio convincimento circa l'assoluta non colpevolezza sia di Sciabarra che di Nazia, quindi io sono semplicemente molto ansioso di leggere le motivazioni, perché solamente all'epoca potremo dire di avere una conoscenza vera della sentenza e potremo anche cominciare a lavorare all'appello, che è il prossimo step al quale ci stiamo preparando. Quando sarà, secondo lei, avvocato Servillo, e quando sarà il terzo grado in Cassazione? Allora, per quanto riguarda le tempistiche relative alla motivazione, quella è l'unica data, diciamo, due mesi, possiamo dare con certezza, sono 90 giorni. 3 mesi. Questo è quello che ha detto la Presidente della Corte. Quindi noi fra 90 giorni avremo un momento importante di questo iter processuale, perché avremo la possibilità di capire perché la Corte ha ritenuto di giungere ad una sentenza così. Quindi fine della fine, un paio d'anni, un anno? È impossibile fare una previsione. Nel frattempo resta in carcere il papà. E nel frattempo si avvia l'iter per l'estradizione in Italia della mamma? Io dell'estradizione in questo preciso istante non so assolutamente nulla, quindi non sono in grado di rispondere alla sua domanda. All'epoca, quando mi venne fatta una domanda analoga con riferimento alla posizione di Sciabarra, dissi che speravo che non venisse estradato. Oggi esprimo lo stesso auspicio per Nazia, ma lo faccio perché sono veramente intimamente convinto della non colpevolezza sia di Sciabarra sia di Nazia, e perché penso anche che i processi vadano fatti da uomini e da donne libere. È d'accordo col collega Enrico Della Capanna, che sostiene, lui esclude che sia stato un omicidio premeditato dal carattere islamico della famiglia, insomma, lui sostiene questo. Assolutamente. Il luogo comune fa pensare a quello. La maggioranza degli italiani credo pensi a quello. La premeditazione, senza farla troppo complicata, è una organizzazione, potremmo dire, di un crimine. Noi siamo assolutamente convinti, da una lettura che noi reputiamo effettiva degli atti, che emerge in maniera estremamente chiara che questo delitto è un delitto d'impeto, che si è consumato non all'esito di una premeditazione, quindi potremmo dire di un'organizzazione, ma perché evidentemente a un certo momento è successo qualcosa, e questo qualcosa ha portato ad un dramma. Grazie. Sì.